conta di più, lo dimostrano ampiamente le tifoserie. Non sono ancora entrate le squadre in campo, vediamo però subito le formazioni. Nel Milan, ecco anche la coreografia della curva del Milan, ci si attende molto naturalmente da Shevchenko. Le operazioni sono rallentate perché ci sono molte arance in campo vicino alla porta, difesa da Rossi, tirate da alcuni dei tifosi dell'Inter, e dunque per questo Collina ha fatto ripulire il campo prima di dare il fischio iniziale. Subito Serginio, non esce dalla tre quarti l'Inter, Serginio accelera ancora, resiste, in area di rigore, dentro Comandini, Gianni! Comandini! 1-0! Che siamo massi, che siamo dei maghi! Abbiamo detto che la fascia laterale è quella che risolve la partita di questa sera. Serginio ha già dimostrato in due occasioni sulla sinistra, è entrato molto bene, ha visto Comandini completamente solo, e Comandini, guardate, senza nessuno dell'Inter, la difesa dell'Inter ha dormito completamente. Paolo Maldini, cuore di drago, appoggia ancora Serginio, può andare Emirut, punta Emirut, punta, punta, punta ancora, viene avanti ancora, potrebbe tirare, mette in mezzo, Comandini, il gol, Comandini, dopo 2 minuti e 40, e la messa sentenza Comandini, e sentenza Comandini la messa. Il traversone verso il centro, Comandini, Gianni, Comandini, 2-0, 2-0, incredibile. Amici, l'asse, all'asse di sinistra Serginio Comandini, gli eroi di questa partita al 18° del primo tempo, perché tutti e due gol sono nati da là. Tutti e due gol, passaggio e conclusione di Comandini. Incredibile, l'Inter sta soffrendo tremendamente su quella parte e non ha messo rimedio. Guardate il colpo di testa, spettacolare. Va sul fondo, mette in mezzo, pallone dentro, attenzione, colpo di testa, gol! Comandini! È il secondo gol di Comandini al 18°. Gol! Fabio, c'è da dire una cosa, che c'è da aspettare una grande inizio di secondo tempo dell'Inter, perché sicuramente devono tentare tutto per tutto. Eccoci dunque, adesso sai che con i fumogeni si vede poco, tu sarai contento. Prima ho cominciato con le arance, adesso con i fumogeni, io non capisco come possono essere autolesionisti. Vedremo quello che succederà in questa ripresa. Certo che l'Inter deve cercare di segnare innanzitutto. Calcio di punizione su Shevchenko. Avete sentito Maldini chiamare i suoi uomini, sale Roque Junior, pronto a battere proprio Giunti. Il suo sarà un sinistro morbido. Attenzione al movimento di Roque Junior, che è mollato e libero. Spinto alla rete, Federico Giunti, 3-0. Incredibile gol preso dalla difesa dell'Inter, una palla che sembrava innocua perché tutti marcavano Roque Junior. No, nessuno marcava Roque Junior. No, marcavano, seguivano naturalmente. Alla fine nessuno ha seguito Roque Junior. Poi all'ultimo momento su Roque Junior scala un uomo all'improvviso, vedete? Lo spinge e questo inganna Sebastian Frey. Attenzione, palla dentro, palla morbida, attenzione, e c'è il gol di Giunti. Giunti ha segnato Giunti. Il gol 3-0 per i ragazzi. Helberg con calma, Giunti, bellissima partita di Giunti. Shevchenko, tornano in due su di lui, passa in mezzo Shevchenko, possibilità di sviluppo di azione a sinistra con Serginio. Shevchenko chiede palla sulla parte opposta, va fino in fondo Serginio, lo serve Andri, Shevchenko, 4-0, cappotto. Signori, l'eroe Serginio ancora una volta propizia un gol spettacolare scavalcando dalla sinistra il portiere Frey. Incredibile velocità e agganciare, ha scucchiaiato il pallone che si stava perdendo quasi per la linea di fondo. Guardate la bravura di Serginio, incredibile, e Serginio ha fatto un gol anche molto difficile. Ora come nella in Florida, va e va e va e va, mette in mezzo il pallone, colpo di testa, gol! 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 Gol di Serginio! Serginio! Gol!
Harvard. Fermato irregolarmente, calcio di punizione. Chissà cosa pensa stasera. Ah, invasione di campo. Invasione di campo. Che cosa vuole la palla? Vuole il pallone. Ma cosa? Non se l'ho capito cosa voleva, la palla o il giocatore? Niente, un deficiente. Non credibile. E adesso c'è invasione anche di fotografi, non mi sbaglio. Così l'Inter rischia anche la squalifica. Dopo il motorino. Che vuoi che volesse? Voleva la pazza. Ma che voleva? Incredibile. Se ne stesse a casa sua. Ecco, anche un gesto intelligente nel finale. In questa partita si voleva anche questo. Qualcuno pensava che fosse un inserviente. Sì, voleva il pallone, ma non voleva più, voleva interrompere la partita. Ecco che cosa voleva fare. Quello era il suo grande gesto. Calazzandri! Shevchenko! Ai ai ai, 5-0 è la sconfitta nel derby più pesante della storia dell'Inter per adesso. Ti stavo dicendo che stava preoccupandomi gli ultimi 10 minuti, gli ultimi quarto d'ora, perché l'Inter aveva completamente lasciato, mollato tutte le libertà al Milan, che va in porta come se fosse un allenamento, e tutti i gol, amici, sono venuti dalla fascia. Guardate Calazze che è stato molto bravo. Se il centro ancora Milan con Calazze, Calazze punta, viene avanti Kaka, fascia di sinistra, mette in mezzo il pallone, i gol, 5, Shevchenko 5 e poi scala reale. Adesso chiaramente vincendo 5-0, tu pensa che il Milan sembra che siano i 30 giocatori in campo, che sono tutti sbarcati. In più questa umiliazione dell'Olé è una cosa. Però veramente... ti posso dire una cosa, se io fossi un tifoso dell'Inter, a perdere così il derby non ci sto, cioè non è possibile. Cosa non può è possibile. Fare? Sono e credo che anche i tifosi del Milan all'ascolto siano d'accordo. Cioè è un'umiliazione in questo momento. Eccolo alla qua. Quale bisogna reagire, in qualche modo bisogna reagire. Eccolo qua. Serginho! Buco interno, Serginho, 6-0, non ho mai visto una cosa del genere in un derby, 6-0, non ho mai visto una cosa del genere in un derby. Io te l'avevo detto, era preoccupante che quello che stava giocando in Milan. Adesso i tifosi dell'Inter si stanno arrabbiando, e sta diventando anche pericoloso perché continua a buttare gente in campo, tutti molti stanno andando via, che forse è la miglior cosa pacifica è fare, andare via, perché creare una violenza con la sconfitta non farebbe bene a nessuno. Veramente incredibile. Esce Shevchenko. 6-0, io naturalmente capisco l'entusiasmo del Milan, capite anche in questo momento lo stato d'animo dei tifosi dell'Inter. Adesso io credo che... No, non credo che adesso il Milan... possiamo dire, è brutto da dire, però 6-0 ci si ferma. Serginho va, solo davanti al portiere, gol, 6-0, 6-0, 6-0, Serginho, 6-0, ma dove siamo? E sono sei, e andiamo a impazzire. Sto scorrendo velocemente i precedenti, vi ho già detto che questa è la peggior sconfitta in assoluto nella storia del derby e nella storia dell'Inter in casa, nella storia del derby di campionato è la peggiore in assoluto, anche comprese le partite fuori casa. Il campionato, essendo la peggiore nella storia, è ovviamente anche la peggiore nel derby. Questo due giocatori fuori gioco, veramente un momento difficile anche per questo, perché poi... ma c'era una vittoria del Milan 6-3 nel passato. Quella che ho vinto io era 5-3. 5-3, perciò... ma no, ma siamo molto lontani. Molto lontani. Sì. Purtroppo per l'Inter questa è la peggiore della storia e di conseguenza la vittoria più larga della storia naturalmente per il Milan. Un minuto di recupero. Tu sei Tardelli adesso. Che fai? È finita.
Niente, 6-0 per il Milan. Non ho parole. È stata